La retrospettiva che Locarno dedica all'Attuada è un'altra magnifica occasione per rivedere, riguardare, ripassare una carriera straordinaria e molto variegata come quella di questo cineasta particolarissimo. Particolarissimo ed estremamente versatile, un cineasta che non ha lasciato un'impronta nell'empire o nell'Olimpo dei grandissimi, non è un Fellini, non è un Antonioni, non è un Visconti ed è anche un po' colpa sua perché probabilmente l'Attuada avrebbe avuto tutte le possibilità e tutta l'autorialità di imporsi come un nome gigantesco nel cinema italiano, mentre nella vulgata critica è uno di quei nomi un po' come Soldati o Germi o Zampa che non sono mai arrivati alla super serie A. Eppure lui è un autore eccezionale, di grande finezza, di grande acutezza e di grande versatilità. La colpa è un po' sua perché ha fatto di tutto e di più, a volte si è piegato anche a degli evidenti compromessi di mercato ed è rimasto anche incastrato nella classica e abusatissima definizione di regista delle ninfette, delle fanciulle in fiore. Di Lattuada invece si è forse detto poco come regista comico, o come regista di commedia o come regista di comici. A guardare la sua filmografia, ci sono quasi tutti i più grandi, c'è Rushel, c'è Totò, c'è Sordi, Tognazzi, Cocchi e Renato pur divisi in film diversi, Celentano, Buzzanca, Giannini, perfino un film con Billy e Riva. Si potrebbe rivedere e riconsiderare la commedia all'italiana. La commedia dei tipi incarnati da attori soltanto guardando la sua filmografia. C'era anche, tra l'altro, un film che non si realizzò, doveva intitolarsi Un mulo e un cannone, che l'Attuada aveva pensato per Fabrizi insieme di nuovo a Rushel. La cosa interessante però di come entra l'Attuada nel cinema comico e nella commedia italiana e all'italiana è il modo in cui utilizza i comici. Perché se Pasolini amava prendere gli attori, anche quelli comici, e travestirli, quindi stravolgerli completamente, si pensi al Totò della Terra vista dalla Luna, oppure Monicelli li capovolgeva, prendeva attori drammatici come Gassman, li trasformava in attori da commedia e viceversa, come il Sordi di un borghese piccolo piccolo. L'Attuada invece li manipola, ha un atteggiamento differente, apparentemente li lascia nella loro fisicità, nel loro modo di porsi, li lascia riconoscibili nelle loro apparenti caratteristiche, però in realtà li cambia all'interno, li manipola appunto. Un esempio interessante anche contiguo perché li girò pur in un periodo di tempo molto lungo, uno dopo l'altro, sono i film che fece con Totò e con Sordi, cioè La Mandragola e Mafioso. Prima viene Mafioso del 62, in cui Sordi è Sordi, cioè il Sordi più o meno che sappiamo, che conosciamo, che si ripete fino allo sfinimento come l'attore che ha ritratto l'italiano medio, in questo caso una specie di siciliano medio o di siculo milanese medio, che in realtà è un anti-italiano, un anti-siciliano, un personaggio che viene trasferito nel giro di poche ore a New York per uccidere una persona che neanche lui conosce e poi torna indietro sempre chiuso dentro un cargo aereo. E Totò invece nella Mandragola è un frate, un fratacchione che è attento molto più al denaro, a farsi corrompere che non all'anima, che è quello a cui dovrebbe tendere. Anche qui c'è il Totò più riconoscibile, quello orgiastico, quello che pensa ai propri appetiti piuttosto che agli ideali. Però in entrambi questi casi, così come si vedrà poi più avanti nel resto della carriera, il comico è per, mi sembra, per l'Attuada sia il disvelamento di un'ipocrisia che sia italiana, che sia dell'Italia del Cinquecento, di Machiavelli o della Sicilia più profonda e mafiosa, attraverso l'ingenuità, attraverso
apparente di un comico. Si prende Sordi con tutto quello che conosciamo di Sordi, si prende Totò con tutto quello che questo si porta dietro come tradizione, come abitudine dello spettatore, e però lo si scava dall'interno facendone un qualcosa di diverso. È un comico ambiguo. Alla fine del Mafioso noi non vediamo più il Sordi come lo conoscevamo prima, ma come una persona ancora più doppia, ancora più squallida di come lo conoscevamo. E così anche il Totò della Mandragola comincia con un frate che potrebbe essere anche il monaco di Monza di Corbucci, ma finisce con un personaggio che è intimamente contraddittorio, ambiguo e devastato.